questa macchina, la Porsche 928, avrebbe potuto cambiare la storia dell'automobile, perché era destinata a sostituire la 911, che poi invece è diventata un'icona della Porsche ed è anche stata una macchina che ha reso popolare a un pubblico sempre più ampio il mondo del resto. Ma ora anche, lo vedete, la 928 ha questa nuova vita, perché è stata resa protagonista di una reinterpretazione moderna. E inizio a descrivervela, però prima volevo farvi notare alcuni dettagli che sul modello originale, che magari memorizzate, così apprezzate secondo me di più la filosofia che c'è dietro a questa reinterpretazione moderna. Partiamo da, vedete, l'architettura generale, molto intrigante a livello di forme, poi degli aspetti moderni, vedete come questo paraurti in plastica, stiamo parlando di fine anni 70, poi con un'evoluzione fino agli anni 90, oppure un meccanismo del tergicristallo che, aprendo il cofano del bagagliaio, andava ad innestarsi dove c'era veramente il motorino, senza dover appesantire il portellone. Altro dettaglio di design, per poi passare, vedete le differenze, i fari, ve lo faccio rivedere, vedete c'è stata un'evoluzione, così come i fari anteriori, che quando non erano accesi erano a filo con la carrozzeria e sono stati reinterpretati, vedete qui, con diciamo una stilizzazione più essenziale e anche qui architettonica. Ma da dove nasce questa idea, questo progetto? Da un imprenditore francese, un appassionato, Thierry Nardone. Infatti questa è la Nardone 928, che prima di inaugurare un brand automobilistico con cui fare questo tipo di progetti, Nardone si era innamorato della Delta futurista, la ricordate, intorno al 2018, e ha contattato i ragazzi che l'avevano progettata, tra cui in particolare la Borromeo De Silva Design, che a questo punto poi ha curato anche questo progetto insieme agli altri partner che vi racconto tra poco. È durato 2 anni questa gestazione e ha portato a rimodernizzare la 928, partendo dall'idea di allargare le carreggiate con una carrozzeria in fibra di carbonio. In particolare dietro, magari se andate sul nostro sito a vedere le foto ufficiali, c'è una foto molto bella che vi fa capire come i passaruota posteriori siano molto più muscolari. Tra l'altro sa anche un po' di 911 rispetto al modello originale, e a partire da queste nuove proporzioni non è stata poi toccata più di tanto l'architettura. Vedete, in particolare molto interessante come era stato deciso da Porsche il posteriore, con una rivisitazione moderna su questa resto mod che ha questo LED che unisce i due groppi ottici che invece su il modello originale erano separati. Ma guardate com'era arioso, adesso sta piovendo, si vede poco in telecamera, con questo spazio per i bagagli e anche quattro posti veri, perché la 928, secondo i vertici Porsche, doveva andare a sostituire la 911 non solo per essere più spaziosa, più moderna, ma proprio per evolvere i difetti tipici di un progetto di una sportiva, la 911 concepita negli anni 60, mentre qui siamo a fine anni 70 e si cercò in particolare di non avere più il motore posteriore raffreddato ad aria della 911, ma spostarlo davanti come questa 928, e avere invece la trazione posteriore e il cambio dietro secondo uno schema transaxle, per avere un bilanciamento dei pesi, una macchina più equilibrata da guidare. E anche c'erano delle motivazioni per rendere più facile la commercializzazione negli Stati Uniti, perché era appunto meno difficoltoso passare le omologazioni di sicurezza rispetto alla 911. Vi faccio vedere anche gli interni, meglio di no, ad aprirla velocemente perché piove, non vorrei bagnare insomma l'abitacolo. Ma è interessante vedere lo stile minimalista, anche qui è meglio che riuscite a vedere le foto dell'abitacolo,
provo da questo lato, dove c'è una strumentazione digitale molto essenziale, anche l'autoradio, con la possibilità tra l'altro di avere anche Apple CarPlay. A livello di meccanica, l'ingegnerizzazione è stata portata avanti dalla Podium Engineering, lo stesso partner tecnologico che ha curato il progetto della Lancia Delta futurista, di cui trovate tra l'altro l'intervista che avevamo fatto proprio nella sede della Podium Engineering vicino ad Aosta, mentre la Borromeo De Silva come studio di design e progettazione è di Milano, e il motore invece è stato potenziato dall'Autotecnica di Cremona. Questa macchina dagli anni 70, alla fine 70, inizio degli anni 90, ha avuto un'evoluzione del motore V8 che partiva con una cilindrata di 4.500 e meno di 250 cavalli, via via fino ad arrivare a cilindrate 4.600, 5.000 e anche oltre, e di potenze di 320 cavalli. Visto che hanno aperto per fare delle foto, faccio vedere un po' meglio, no, gli interni, che sono molto ricordano molto quel periodo, quegli anni di fine anni 70 e anche 80. Guardate anche, vedete il rivestimento in pelle dei sedili. E quindi vi dicevo, meccanicamente questo progetto è arrivato a 400 cavalli con anche gli interventi sul cambio, che invece di 5 marce è stato portato a 6 marce. Quest'auto aveva anche in realtà negli anni un automatico a 4 marce ed è stata adattata ovviamente anche la meccanica. I cerchi in lega sono diventati da 18 pollici invece che da 16, freni maggiorati, sospensioni elettroniche con questo design particolare dei cerchi definito manhole, il servo sterzo è elettrico a assistenza variabile in funzione della velocità. E un'auto con delle proporzioni ancora molto moderne, e con questa ristilizzazione, vedete, con questo allargamento è diventato ancora più attuale, modernizzato. E ho parlato con i ragazzi che ci hanno lavorato, anche con Thierry Nardone. L'idea è quella di produrre circa 8 esemplari come inizio, per poter poi avviare una produzione in serie, diciamo, a partire dal 2024. Il prezzo di partenza sarà di circa 500.000 euro, macchina donatrice esclusa e anche IVA esclusa. Per contestualizzare, per farvi un'idea, visto che parliamo del mondo delle Restomod, che sta appassionando sempre di più gli amanti dei motori, potete pensare che una Lancia Delta futurista appunto sta intorno ai 300.000 euro, un Alfa Olix, il preparatore inglese che lavora sulle GT, tra i 250.000 e i 300.000 euro, mentre l'altra Porsche, famosa per il Restomod, la 911 Singer creata in California, si aggira intorno a 1 milione di euro.